Buongiorno, oggi voglio parlare di un argomento che richiede un po' di attenzione, soprattutto per quanto riguarda i primi minuti, perché non sarà proprio facilissimo, perché vorrei parlare un po' dei rapporti tra filologia e contenuti, quindi tra filologia e contenuti teologici o ideologici, ovviamente in relazione alla Bibbia. Quando noi leggiamo un libro normalmente, in qualsiasi lingua, italiano, inglese, francese, immediatamente noi pensiamo che l'autore che ha scritto quel libro ovviamente lo ha scritto rispettando delle regole grammaticali e sintattiche relative a quella lingua. Ecco, per quanto riguarda l'ebraico, per quanto riguarda la Bibbia in particolare, le cose potrebbero non stare proprio propriamente così. Vediamo che cosa ne dice ad esempio il professor Giovanni Garbini, che era ordinario di filologia semitica alla Università La Sapienza di Roma, membro dell'Accademia dei Lincei, quindi insomma una delle autorità mondiali in questo ambito. E parlando proprio dell'ebraico, in particolare dell'ebraico biblico, dice: l'ebraico non è la lingua originaria di quelle tribù israelitiche. L'ebraico fu la lingua degli israeliti del sud, così come appare alla fine del processo di assimilazione alla lingua locale, che era in realtà un dialetto sudfenicio, e si è formato verosimilmente intorno al X secolo a.C. Spesso nelle conferenze mi capita di dire appunto che quando quel popolo, insomma quella gente, ha seguito Mosè fuori dall'Egitto, beh, non era il popolo ebraico e sicuramente non parlava l'ebraico perché l'ebraico non esisteva. Dice sempre il professor Garbini, un'altra cosa molto interessante: è impossibile pervenire alla conoscenza dell'ebraico quale era parlato in epoca preesilica, almeno dal punto di vista delle vocali. Epoca preesilica vuol dire prima dell'esilio babilonese, cioè prima del VI secolo a.C. Anche perché l'ebraico, così come ce l'abbiamo noi, così come è arrivato a noi scritto, è scritto tutto senza vocali. Quindi è impossibile pervenire alla conoscenza dell'ebraico quale era parlato allora, nessuno lo sa. Dice ancora altre cose molto interessanti. Noi conosciamo l'ebraico solo quello ricostruito alla fine del primo millennio d.C. Cioè noi, da questo punto di vista, conosciamo quell'ebraico che i masoreti, cioè i custodi della tradizione, hanno inserito, diciamo così, nella Bibbia, inserendo, dividendo le parole, inserendo i suoni vocalici, un lavoro che hanno fatto tra il VI e il IX secolo d.C. Quindi diciamo terminato quando regnava Carlo Magno, tanto per intenderci. Dice sempre il professor Garbini: quello che è stato trasmesso non è un bagaglio di nozioni linguistiche, ma un gruppo di testi nei quali la cosa importante non era conoscere la struttura linguistica, ma il loro contenuto ideologico e teologico. Quindi, prosegue, noi conosciamo una determinata interpretazione del testo biblico, non la lingua ebraica. Guardate, questo è veramente importantissimo, importantissimo perché questo ha fatto sì che in realtà nel corso dei secoli, anzi direi nel corso dei millenni, i filologi, gli esegeti, i rabbini, insomma coloro che si occupano di quel testo, abbiano discusso e stiano continuando a discutere ininterrottamente. Discutono quindi sulle strutture linguistiche, discutono sulle singole consonanti. Ad esempio, grandi discussioni, grandi diatribe si trovano e si svolgono su una lettera, per esempio, che è questa qui, che è una consonante, questa qui, che si chiama Vav. Già nel secondo secolo d.C., per esempio, tra il Rav Akiva e Rav Ishmael, disputavano sul valore da dare a questa consonante, cioè, secondo uno, questa consonante arrivava addirittura a determinare il significato di certi versetti, secondo l'altro invece no, era spesso quasi superflua. Questa cosa sta proseguendo, prosegue nei secoli. Io mi sono preso alcuni appunti, poi arriviamo al concetto fondamentale. Mi sono preso alcuni appunti perché è importante da questo punto di vista capire di che cosa si tratta, perché spesso come dire, la discussione filologica poi finisce per, che è importantissima, finisce per distrarci da quelli che sono i veri contenuti. Ad esempio, se in relazione al discorso dei verbi, bisogna sapere che la costruzione dei verbi in ebraico è decisamente, anzi totalmente diversa da quella nostra, diciamo da quella delle lingue classiche occidentali, greco, latino, italiano.
In ebraico, ad esempio, si usano convenzionalmente termini in relazione ai verbi come perfetto o imperfetto. Sono definizioni convenzionali, quindi il perfetto noi sappiamo è io dissi, oppure l'imperfetto io dicevo. E per noi hanno dei significati e dei valori precisi. Per quanto riguarda la lingua ebraica, il perfetto viene attribuito a quei verbi nel momento in cui questi definiscono un'azione che viene considerata terminata, conclusa. L'imperfetto si applica invece quando si parla di un'azione che viene considerata in divenire, cioè non ancora terminata. Questo ci fa capire che, ad esempio, il perfetto può essere usato anche per una azione della quale stiamo parlando dicendo che avverrà nel futuro. Stessa cosa vale per l'imperfetto. E quindi, insomma, abbiamo una costruzione molto particolare. Dicevo prima di questa lettera della Vav, una delle regole che alcuni hanno applicato, che è stata elaborata, è che proprio in questa successione dei verbi di perfetto e imperfetto, se si applica questa Vav davanti al verbo, questa potrebbe invertire. Quindi l'imperfetto potrebbe diventare perfetto e il perfetto diventare imperfetto. Insomma, e quindi in questa successione di verbi perfetto e imperfetto, questa Vav potrebbe avere un significato e un valore molto importante, perché invertirebbe. E si chiama Vav consecutiva, Vav inversiva, eccetera. Ma anche su questo si sta discutendo. E la cosa curiosa è che si sta discutendo proprio perché, come leggevo prima le parole del professor Garbini, l'ebraico biblico non è stato scritto rispettando delle regole, ma addirittura molte regole sono state elaborate a posteriori. Per esempio, per questa Vav inversiva, già nel 1888 ne scriveva ad esempio l'esegeta Wills Newton. Nel 1965, quindi insomma 80 anni dopo, ne scrive un altro filologo, Burns, il quale dice: possiamo mettere completamente da parte la mitica teoria della Vav consecutiva inventata dai grammatici. Cioè, per quanto riguarda la lingua ebraica biblica, noi siamo di fronte ad una lingua alla quale applichiamo delle regole che in realtà sono state elaborate a posteriori dai grammatici, dai filologi, dagli esegeti. Quindi questo vale, ripeto, fatto l'esempio di quell'unica lettera, di quella consonante, tanto per dire quanto nei particolari si possa arrivare a discutere elaborando a posteriori delle regole. Ma per quanto riguarda ad esempio l'uso dei verbi, e così arriviamo al discorso fondamentale, e questa successione di perfetto o imperfetto o l'incompletezza delle azioni definite con l'imperfetto, per esempio ha fatto scrivere a Washington Watts, un altro importantissimo filologo esegeta, che per esempio questo imperfetto lo si può esprimere con una forma progressiva o una forma frequentativa. Quindi voi capite cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, se io dico che un'azione non è compiuta, posso dire che quell'azione avviene in modo continuativo e progressivo nel tempo, oppure non è compiuta perché richiede interventi frequenti staccati l'uno dall'altro. E allora richiede traduzioni particolari. Insomma, nella complessità di tutto questo meccanismo, di cui gran parte è stato elaborato a posteriori, continuano le discussioni, no? Come abbiamo letto, si dice possiamo abbandonare questa regola inventata dai grammatici. Tutto questo fa sì che, oltretutto per me ovviamente, ma trovi ulteriore conferma ciò che da 3 anni dico costantemente, che con la Bibbia il comportamento più corretto, io direi l'unico, ma questo ovviamente è un mio pensiero personale, come tale, è quello di fare finta, perché la verità ovviamente non ce l'abbiamo, si discute addirittura sulle regole grammaticali. Questo tipo di interpretazione viene dato anche al verbo bara, che è il verbo che viene tradizionalmente tradotto con creare, in particolare creare dal nulla. Questa è la posizione delle teologie e delle ideologie che sulla Bibbia, così costruita dal punto di vista linguistico, sono state elaborate nel corso dei secoli. Ora, in questo libro, Non c'è creazione nella Bibbia, io ho documentato come il verbo bara, che compare nella Bibbia 49 volte, non significhi mai creazione, tantomeno creazione dal nulla, neppure nel primo versetto della Genesi, sapete quello in cui si dice Bereshit bara Elohim a Shamayim Vaarez, cioè in principio Dio creò i cieli e la terra. Ecco, neppure lì vuol dire creare.
Per fortuna questo libro è uscito a ottobre del 2012, perché qualche settimana fa, e io sto parlando del marzo del 2013, sul Telegraph è uscito un articolo di una studiosa biblista, la quale dice che la Bibbia non parla di creazione. Bene, sono molto contento, sono contento del fatto che questo libro sia uscito 5 mesi prima di questa dichiarazione ufficiale pubblicata su un quotidiano, su un giornale così importante come il Telegraph. Ma ciò che è importante è capire quindi che al di là delle discussioni dei filologi, che poi ci diranno in futuro, non so quando, forse, speriamo, se il crea questa azione di Dio è frequentativa o progressiva, quando bene si saranno messi d'accordo, noi che non ci facciamo distrarre troppo, seguiamo ovviamente le discussioni filologiche, ma non ce ne facciamo distrarre troppo, applicheremo quella conclusione filologica al verbo bara, che non significa mai creare, ma significa sempre intervenire in una situazione per modificarla. E nella fattispecie il verbo bara, tra i tanti significati con cui viene usato nella Bibbia, ha, ve ne cito alcuni: tagliare alberi, uccidere, rendere abitabile un territorio, punire, agire sul pensiero e sui comportamenti, compiere prodigi, instaurare nuove situazioni e condizioni sociali, disporre un segnale, intendo dire proprio un segnale stradale per indicare una direzione, ingrassare, nel senso di ingrassare una persona. Per quanto riguarda la radice bara, la esperta accademica di epigrafia semitica, la dottoressa Peri, scrive che per quanto riguarda, al di là ancora del discorso biblico, ma per quanto riguarda proprio le radici semitiche, la radice bara, che viene tradotta con creare, non significa creare, ma significa intervenire in una situazione attraverso degli atti di divisione e separazione per creare un qualcosa che è funzionale al proprio utilizzo. Lo stesso rabbino, Edward Greenstein, docente sia a New York che all'Università di Tel Aviv, scrive che gli atti di quella famosa presunta creazione in realtà sono atti di intervento per porre ordine in una situazione che già esisteva. Quindi ciò che voglio dire è che al di là di tutte le discussioni filologiche, che sono, ripeto, importantissime, che sono fondamentali perché aiutano quantomeno a tentare di capire, discussioni filologiche che spesso si svolgono su regole, come dicono loro stessi, inventate dai grammatici, elaborate dai grammatici, ecco, noi non ci dobbiamo fare distrarre più di tanto e dobbiamo sapere quindi che quando poi si troverà una conclusione, se mai la troveranno, verrà applicata ad esempio in questo caso al verbo bara, che non significa mai creare, perché la Bibbia, a partire dal primo versetto della Genesi, ed è non a caso il sottotitolo, ci racconta proprio tutta un'altra storia. Grazie.